secondo lei ci sarà un sindaco leghista a Bologna? Basta che non sia di sinistra, poi mi vanno bene tutti. Perché basta che non sia di sinistra? Perché non ho il coraggio di pensare, non ho la sfacciataggine di dire che esiste la sinistra. Esiste il Partito Comunista, Leninista, Marxista, Troischista, un partito che ragiona solo in quel modo, e io con la gente lì che mettono su anche... non ho idea di chi. Giuda, va bene Giuda, preferisco Giuda. Ma lei vota la Lega Nord? No, io rifiuto il voto, perché non credo nella democrazia. Però appoggerebbe Bernardini, sindaco? Ho detto che non credo nella democrazia perché preferisco una dittatura dove almeno si sa che chi comanda paga. Grazie. Secondo lei ci sarà un sindaco leghista a Bologna? Ah, io spero con tutto il cuore. Quale sarebbe la novità che può portare? Non so niente, sinceramente. È timida. La novità è che a Bologna bisogna ripartire da zero. Ripartire da zero significa innanzitutto togliere le fondamenta a un sistema che è qui da 65 anni, che è basato sulle partecipate, sui vari CDA in cui inserire i propri politici, sulle associazioni politicizzate. È un sistema economico, non è solo un sistema politico, e per cambiare un sistema economico bisogna mettere gente nuova e gente che non sia collusa in nessun modo. Manes è il volto giovane, il volto pulito, il volto che piace a destra come a sinistra, è la persona giusta per Bologna. Sono stanca della sinistra, autoreferenziale, ingannevole, che non sta dalla parte dei lavoratori o dei cittadini. Che cos'è che può cambiare Bernardini? Beh, Bernardini può portare molti voti in più rispetto alla PDL, perché la PDL, bene o male, sono sempre i soliti, sono sempre quelli che sono 20 anni nella politica. Bernardini è un volto nuovo, un volto molto conosciuto, in gamba, ed è una persona molto valida, almeno da parte nostra. Ora, vi ringrazio tutti per essere presenti a questo che per noi è il primo grande appuntamento della campagna elettorale. Oggi iniziamo ufficialmente quella che per noi è una corsa che deve essere vincente, che deve motivare tutta la città, perché vi posso assicurare che questa è una partita alla portata di mano e che dobbiamo vincere per il bene di Bologna. Io vorrei ringraziare prima di tutto Angelo Alessandri, segretario dell'Emilia, la Rosy Mauro, che in questi giorni veramente a Bologna, ormai anche nel cuore, visto che ci penso ormai 24 ore al giorno, e a tutti i militanti di Bologna che come noi si presteranno a scrivere una pagina della storia della politica bolognese. Forza Bologna, forza Lega, e la parola ad Angelo Alessandri. Io sarò breve anche perché l'ospite oggi è Rosy Mauro, poi passo volentieri il microfono a lei. Avevamo detto appena dopo le ferie, perché no un candidato sindaco leghista a Bologna, perché no la Lega a Bologna? Non si sente? Ora dicevo, perché no la Lega a Bologna? Perché no un candidato sindaco della Lega a Bologna? E devo dire che Bologna in questi mesi ci ha dimostrato che come noi pensano, perché no? E allora questo perché no è diventato nel merito un ragionamento complessivo. Il ragionamento complessivo ha fatto interrogare tutti, io ho visto che qualcuno ha paura della Lega a Bologna. Ma non ha paura i bolognesi, ha paura qualcuno della politica, e se qualcuno comincia a avere, soprattutto a sinistra, paura di una Lega a Bologna, vuol dire che siamo sulla strada giusta, vuol dire che la Lega a Bologna deve investire, ci deve essere come trainante, deve essere quella forza che fa tornare a sognare questa città.
Io da 6 mesi sono sempre a Bologna, devo dire che è una città dove il degrado è palpabile, ancora più di quando studiavo qua tanti anni fa. È una città che ha tutti i cromosomi e il DNA per risorgere con l'orgoglio che gli appartiene, ma che l'ha perso negli ultimi tempi. L'ha perso per colpa di qualcuno. 5 anni devastanti con Cofferati, 1 anno umiliante, finito in maniera ancora più umiliante con Del Bono. Intanto diciamo ai bolognesi, non dimenticatevi cosa è successo, perché se tutto questo succede è colpa di chi l'ha amministrato. Non basta un Merola qualsiasi per riuscire a cambiare la rotta, ma ci vuole forse la Lega per riuscire a cambiarla. Siamo qua oggi... per mettere un punto fermo per una campagna elettorale che per noi sarà a questo punto veloce, ma sarà intensa, sarà vera, sotto i portici, porta per porta, andremo davvero a fare quello che promise Bersani, che non fece, diceva ci rimbocchiamo le maniche d'agosto, andremo a bussare la porta di tutti gli emiliani, gli italiani. Nessuno ha visto Bersani venire alla nostra porta a raccontarci cosa voleva, anche perché non lo sa, non saprebbe cosa raccontare. Noi invece abbiamo le idee chiare su molti temi, sulla sicurezza, sul degrado, sulla voglia di tornare a fare di una Bologna importante che comincia a riattrarre delle risorse importanti. Questo è un centro della pianura padana che non può morire come sta morendo, ma che deve risorgere. Io credo che il verde della speranza deve diventare il verde dell'appartenenza. Ho sempre detto che l'Emilia Romagna è rossa perché qualcuno l'ha pitturata di rosso, ma sotto c'è il verde della nostra terra, dei nostri padri, dei nostri nonni, di quelli che hanno costruito queste mura, e lì... Lo dico a Manes, che ho di fianco, non c'è bisogno di inventarsi niente. Io credo che la Bologna, che i bolognesi rivogliono, è quella dei nostri padri e dei nostri nonni. Dobbiamo andare a riscoprire come si faceva a fare comunità, la voglia di tornare fuori la sera, la voglia di rivivere questa città e farla tornare. Bravo, bravo. Quello è il punto principale. Se sapremo andare a svegliare questo orgoglio, io credo che i bolognesi saranno con la Lega, i bolognesi saranno con noi e finalmente non ci troveremo un sindaco che si chiama Merola, ma si chiamerà sempre con la M, ma in un'altra maniera. Forza Bologna, in bocca al lupo a tutti. E passo volentieri la parola a chi l'ha ricordato Manes da qualche mese, ormai alla testa fissa, su Bologna in particolare, perché comunque in questa campagna elettorale sarà la città che avrà l'attenzione, i riflettori a livello nazionale. Il federale ha fatto un investimento, e lei oggi testimonia anche questo, l'apertura della sede, la sua presenza qua oggi, è un investimento di grande attenzione per un'Emilia che è cresciuta, ma che deve imparare nel futuro, se vuol crescere ancora, a crescere bene. E a crescere bene partendo dal cuore pulsante di questa regione che è Bologna. Rosy Mauro. Beh, innanzitutto vi ringrazio perché è vero, da qualche mese sono in Emilia e è il mio sogno, sono arrivata qua in Emilia quando mi hanno detto bisogna dare una mano, visto che ci sono le condizioni per gli emiliani di riprendersi l'Emilia, di incominciare a lavorare e prepararsi per la campagna elettorale. Ma già nella mia testa c'era un sogno, che era Bologna, ed è Bologna. Perché io sono della vecchia Lega, tanti anni che sono in Lega e sono cresciuta con un sogno che Umberto Bossi ha sempre avuto nel cassetto, che era quello di portare questo paese verso uno Stato federale, e dopo tanti anni, dopo quasi 30 anni Umberto Bossi ci è riuscito, perché il federalismo municipale è passato, vuol dire che ci saranno più risorse nei comuni che sapranno ben amministrare. E lì è scattata la molla. Bologna ha bisogno di un buon amministratore. Perché? Perché noi della Lega abbiamo gente che sa amministrare bene e lo sta dimostrando ovunque ci sono i nostri sindaci. E questo, vedete, è un obiettivo che noi ci siamo dati per raggiungerlo e lo raggiungeremo. Noi faremo una campagna elettorale, ha detto Angelo, veloce per i tempi stretti che ci sono, però noi è da anni e anni e anni che siamo sul territorio, non è da oggi che la Lega sta costruendo in Emilia, è tanti anni che stiamo cercando di costruire in Emilia e lo stiamo facendo anche bene, perché poi quando si va a votare la crescita che c'è stata nei confronti della Lega è lì da vedere, i risultati elettorali nessuno li può cambiare.
si possono prima di andare a elezioni scrivere, dire tante cose, ma è il giorno dopo che si può dire con certezza se la Lega è cresciuta sì o no. Per la mia poca esperienza che ho, credo che stiamo crescendo e che c'è voglia nei cittadini, ma soprattutto nei cittadini bolognesi, di gestire e amministrare bene Bologna. Ecco perché noi come Lega Nord vogliamo un nostro sindaco. Per noi il candidato sindaco della Lega Nord è Manes Bernard. Che anche lui in questi mesi ha contribuito a lavorare su Bologna. Vedete, Manes rappresenta la Lega Nord, quindi la nostra campagna elettorale sarà improntata sulle nostre battaglie. Si parlava di avere una città più sicura, è vero, Bologna deve tornare a vivere. Quando si va in giro per le strade, uno si deve sentire libero e sicuro in casa propria, cosa che non avviene più, non solo a Bologna, ma in tutte le città. Noi vogliamo città più sicure, vogliamo città a misura d'uomo, dove si possa vivere, dove si torni a lavorare nella propria città e si affrontano i problemi dei nostri cittadini. Prima i bolognesi, prima i bolognesi, prima i bolognesi. L'orgoglio è questo, prima la nostra gente, perché nessuno può insegnarci a noi della Lega cosa vuol dire la solidarietà. Lo stiamo dimostrando con i fatti. Il ministro degli interni Roberto Maroni sta facendo un ottimo lavoro e il progetto di Umberto Bossi, quando disse tanti anni fa dobbiamo aiutarli a casa loro, è ancora valido oggi. Noi li aiuteremo a casa loro, perché non possiamo ospitare migliaia e migliaia e migliaia di persone perché non abbiamo posti di lavoro, non abbiamo case a sufficienza. Quindi è inevitabile che bisogna fare una politica estera di aiuto in casa loro. Abbiamo milioni di disoccupati, prima i nostri giovani, prima i nostri imprenditori, mentre qualcuno, e vorrei ricordare nome e cognome, il signor Prodi, quando era al governo, dava gli incentivi agli imprenditori che delocalizzavano all'estero. Noi gli incentivi li vogliamo dare a quegli imprenditori che investono sul nostro territorio, sul nostro territorio. Perché vedete, incentivare gli imprenditori ad andare all'estero, poi abbiamo migliaia di lavoratori a casa. Forse qualcuno allora aveva sbagliato i conti, oppure sperava che la mattina anche qui da Bologna un bel pullman partiva, prendeva su tutti i lavoratori e li portava verso la Cina. La politica economica, la politica territoriale è una cosa seria e ci vuole un buon amministratore, perché in una fase dove il governo sta approvando il federalismo, perché adesso questo mese porteremo avanti l'approvazione del federalismo regionale, provinciale, quindi è un cambiamento che è in atto e che nessuno potrà fermare, perché l'hanno voluto i cittadini col loro voto e qualcuno vorrebbe cambiare l'assetto del governo senza passare dalle urne. Si potrà cambiare l'assetto del governo solo se si torna al voto, e questo l'abbiamo dimostrato. Noi continueremo a governare perché noi vogliamo mantenere le promesse prese con i cittadini, e la stessa cosa vogliamo fare qui a Bologna. Noi ci stiamo prendendo l'impegno col nostro candidato, e quello che vorrei dire ai nostri alleati del PDL, che ho, come dire, apprezzato il passo indietro che ha fatto il coordinatore regionale Berselli, che sarebbe opportuno per l'alleanza che c'è che anche il PDL convergesse su Manes, perché è un ottimo sindaco e un sindaco che potrà e ha tutti i numeri e le carte in regola, come si suol dire, per governare questa città.
I bolognesi potranno giudicarlo e l'hanno già giudicato dall'operato che lui sta facendo, svolgendo in regione, perché è un ottimo lavoratore e credo che noi questa possibilità gliela dobbiamo e anche i nostri alleati, altrimenti poi chiaramente noi continueremo la nostra strada da soli. Questo credo che noi siamo sempre stati chiari, sia nel fare i programmi per governare le città, le regioni, anche questo Stato, e quindi saremo chiari anche qui a Bologna, con tutti, con gli alleati e con i non alleati, perché vedete, noi siamo stufi di sentire o di magari vedere scritte delle cose inesatte, perché a volte magari vengono riportate e scritte delle cose inesatte. Noi siamo abituati a fare il vero porta a porta, dove Angelo, io da Vespa non ci sono mai andata, ma il porta a porta per me vuol dire stare nelle piazze, fare migliaia di chilometri, e non so quanti ne faccio, continuare a parlare con la gente in tutte le piazze, dappertutto, e pian piano confrontarci e capire quali sono i problemi. Poi magari non riusciremo a risolverli tutti, però una cosa è certa, la Lega Nord ha sempre dimostrato di non tradire mai la propria gente. Mai, 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 abbiamo sempre mantenuto le promesse, quindi noi continueremo, perché vedete, io sono stata abituata con il sogno che vi dicevo prima, quel sogno del federalismo che oggi è diventata realtà. Ecco perché dico e sono convinta che il sogno di avere il nostro sindaco qui a Bologna può diventare realtà se tutti noi insieme andremo, parleremo con i bolognesi, porteremo il programma della Lega Nord insieme agli alleati, spero, perché vogliamo governare Bologna, perché Bologna deve tornare ad essere una città viva. Prima diceva Alessandri che è stata disastrosa la gestione di Cofferati, 5 anni di Cofferati. Ma è un problema della sinistra. La sinistra continua a guardare i problemi che abbiamo noi. Io non ho mai guardato i problemi che hanno loro in casa loro. Io guardo i problemi dei cittadini e cerco di risolverli. Ognuno in casa sua gestisce come vuole. Non abbiamo tempo da perdere in polemiche inutili. Noi credo che ci confronteremo con i cittadini bolognesi ovunque, facendo davvero il porta a porta, sul programma nostro che sarà portato avanti dal nostro candidato Manes. Grazie Bologna, ma è solo l'inizio, è solo l'inizio. Chiaramente il mio impegno, non solo mio, ma di tutti gli esponenti della Lega Nord, sarà concentrato su Bologna. Perché per noi l'Emilia è diventata importante e qualcuno l'ha capito e ci vuole fermare, ma noi andremo avanti perché andiamo avanti, perché i cittadini ci votano e ci vogliono, quindi nessuno ci può fermare. Intanto vi ringrazio e alla prossima occasione. Grazie. Grazie, grazie Rosy. E siccome oggi Merola ha iniziato a presentare il suo programma, io butterei già lì 3 sfide a Merola. La prima, no al Civi sotto le 2 torri. Abbiamo il coraggio di cambiare il percorso, di salvare quello che è il simbolo di Bologna. La seconda sfida, l'ha detto già anche la Rosy Mauro, a Bologna prima i cittadini bolognesi, prima gli italiani, per quello che riguarda i servizi sociali, per quello che riguarda le locazioni delle case popolari. Il terzo punto, che è una battaglia che stiamo facendo oggi con tutti i militanti di Bologna, riguarda gli autobus. Oggi hanno cresciuto con un aumento del 50% il biglietto dell'autobus, ma nessuno paga il biglietto. Noi chiediamo pagare tutti uguale pagare meno, questo è il nostro slogan, chiediamo che ATC invece di spendere soldi malamente come ha fatto con il Civic si impegni a mettere forme di controllo sugli autobus, perché devono pagare tutti chi va sull'autobus, non può essere un aumento che grava solo sulle tasche dei nostri anziani, dei nostri studenti e dei nostri lavoratori. Chi prende i mezzi pubblici deve avere anche l'obbligo, oltre che morale anche giuridico, di pagare il biglietto, e oggi questo a Bologna non capita. Queste sono idee, piccole chicche che buttiamo lì, che sono già di differenza rispetto al menù che ci propone Merola, una campagna elettorale che noi vogliamo fatta sui programmi, sulle idee, sul confronto,
come Lega Nord ci mettiamo la faccia e per questo diciamo no ai dossier anonimi, alle lettere anonime che costantemente se arrivano vengono non solo cestinate ma bruciate, perché vogliamo una campagna elettorale fatta sulle idee, come diremo a Merola, visto che il progetto della grande moschea ce l'ha ancora nel cassetto perché è lui che l'ha fatto, l'ha disegnato. No ad ogni tipo di moschea sul territorio bolognese, rispetteremo la libertà di culto ma no a queste costruzioni che avranno e hanno, quando una volta realizzate, una loro storia e sarà impossibile poi andare a smantellare il giorno dopo quando ci accorgeremo che non vanno bene. Questi sono temi che ci differenziano fortemente da quello che è stato già un assessore del Comune di Bologna. Da quella parte lì il rinnovamento non c'è, da quella parte lì c'è continuità, da quella parte lì c'è un film già visto, il film di Cofferati, di cui Mero era il braccio destro, di cui Mero l'ha pianificato il territorio perché l'ha fatto lui il piano regolatore, tutti gli strumenti urbanistici che aveva a disposizione. A pochi metri da qua abbiamo il nuovo tribunale e vedete lo scandalo che sta emergendo in quella sede che è inappropriata, inadeguata e ha solo fatto dei danni a tutto quello che è il sistema anche della giustizia bolognese. Su questi temi noi faremo la campagna elettorale, su questi temi speriamo di farla insieme ai nostri alleati naturali e amici del PDL e spero che sia una campagna elettorale che trovi tutta Bologna protagonista, perché ripeto, stavolta lo sento stando in mezzo alla gente, lo sento parlando con i compagni che non sono contenti di quello che gli viene proposto, sia del Merola di turno, ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare per il bene di Bologna. Forza Lega e forza Bologna! Adesso abbiamo un po' di buffet e poi alle 5 il taglio del nastro nel punto elettorale in via Gobassi numero 3. Grazie a tutti. Grazie.